Grande folla in cattedrale per l'ultimo saluto a Monsignor Bruno Tommasi, arcivescovo emerito di Lucca, scomparso la scorsa settimana all'età di 85 anni. Alle esequie, trasmesse in diretta da Noi TV e presiedute dall'arcivescovo Castellani, hanno partecipato tutti i vescovi della Toscana e tutti i sacerdoti della diocesi lucchese. Presenti in prima fila i familiari e le autorità, ma in San Martino c'erano anche tanti semplici fedeli che hanno conosciuto Tommasi. Un affetto sincero e familiare quello nei suoi confronti. Lo testimonia il fatto che in molti hanno continuato a chiamarlo semplicemente Don Bruno anche dopo la sua nomina alla guida della chiesa di Massa prima e di Lucca poi. Il forte legame con i fedeli era nato soprattutto nella parrocchia di Sant'Anna, dove Don Bruno era stato priore dal 1974 al 1983. Ed è proseguito negli anni fino al 2005, quando Tommasi si ritirò dopo l'arrivo da Faenza di Monsignor Castellani. È stato un uomo di profonda fede e di intensa carità e umanità, ha detto l'arcivescovo Castellani, che ha anche annunciato che Don Bruno riposerà in Duomo, come da sua volontà.